passiamo alla parte pratica. Prima di approcciarsi al trattamento con la paziente, ovviamente è sempre consigliato disinfettare. From the theoretical part, we start with the practical one, and the first thing to do is to disinfect the place. Yes. E adesso andiamo a disegnare i 10 punti che abbiamo descritto precedentemente e andiamo a disegnarli sul nostro volto. And now we draw the 10 points we have explained before on the face of the patient. Yes. Il primo punto è il triplice riscaldatore, il 23, e si trova in una fossetta anteriormente e posteriormente all'arcata della sopracciglia. The first point is TR23, triple ether, deal located above and behind the outer end of the eyebrows. Improved thyroid, swollen circuit, height for a local draining effects. Il secondo punto si trova circa un centimetro al di sotto, 1-2 centimetri al di sotto dell'arcata sopraccigliare e si sente sempre una piccola depressione e va a migliorare le zampe di gallina. Two points, biliar street, about 1 centimeter sideways from the outer edge of the orbit, improves crown pole wrinkles. Il terzo punto è la protrusione zigomatica e si trova a circa 2 centimetri dal canto esterno dell'occhio. Protrusio zygom, point 3, less than 2 centimeter from the outer part of the eye. Il terzo punto è la base del naso. Four points is a nose base. The inoculum points is identified by this describing aligned the joints the nostril to the trago and then a perpendicular line then starts from the pupil. The point of intersection of the lines located the injection points at the intersection. Okay. Dillo in italiano. Per quanto riguarda il quarto punto, quindi andiamo a parlare della base del naso, dobbiamo far descrivere due linee, una che parte dall'ala del naso e si porta al livello del trago. At the intersection of the pupillary line and the horizontal line that starts from the nasal wing, about 1.5 centimeter behind the root of the nasogenic fold. Punto che si viene a cercare a creare è circa 2 centimetri dalla base del naso. About 1.52 centimeter beyond the root of the nasogenic fold. Il punto numero 5 5 points è a circa 2 centimetri dal canto esterno delle labbra. About 2 centimeters sideways at the corner of the mouth. Migliora le labbra sottili. Improve dry skin and thin lips. La pelle secca e migliora la circolazione a livello della goccia. Hydration and facial edems. Il punto 6 point 6, chin. Si viene a creare una linea perpendicolare nel lato intermedio del labbro inferiore e un'altra linea perpendicolare alla precedente, 2 cm sotto del labbro inferiore. Il sesto punto si troverà più o meno a 2 cm dalla linea perpendicolare al labbro. Draw a vertical line in the center of the chin and a line perpendicular to a third from the top of the vertical line and then move about 1.5-2 centimeter in the direction of the lip sides.
about 2 centimeters outside the center point of the midline of the chin. Il settimo punto è il piccolo intestino. Di... 7 point, small intestine. Si fa aprire la bocca alla paziente. Open mouth is located of the depression between... E si sente una piccola depressione tra il trago e il condilo. E quello è il punto del piccolo intestino. I repeat. Open mouth is located of the depression between the center of the trago and the mandibular condyle. Improves sensitive and erythrean skin and saging skin. Quindi dà un miglioramento per quanto riguarda l'idratazione, la secchezza e anche contro l'invecchiamento cutaneo. Improve the hydration, improve dry skin and anti-age action. L'ottavo punto è a circa 2 centimetri al di sotto del trago. 8 point trago, 2 centimeter entro lower than the bottom of the trago. Il punto numero 9 si trova anteriormente al condilo mandibolare e in una depressione prima di percepire quello che è il bordo anteriore del muscolo masticatore. Point 9, stomach, mandibular angle. In front of the corner of the jaw, in a depression of the front edge of the masseterus muscle, improves the lips and the microcirculation of the cheek. E questo punto migliora le labbra da and una this maggior... point improve the lips idratazione che migliora la microcirculazione and improve the microcirculation. L'ultimo punto the last che point è... che è il decimo punto 10 points collo. Quindi on the anterior edge of the sternocleidomastoid muscle, nella parte anteriore del muscolo sternocleidomastoideo ed anteriormente alla cartilagine tiroidea and upper edge of thyroid cartilage. Questo punto migliora la circolazione di tutto il viso. And this point improved the facial, a total face, full face of microcirculation. Questi sono i 10 punti della first technique con opera REP. This is the 10 points of the first technique with opera REP. Vogliamo fare sedere la paziente così riesco okay. a vederla stand meglio. Up the patients. E ci mettiamo... di lato. And no, questo lato the doctor lato. She showed you the points in another side of the camera. Punto uno. First point. Triplice riscaldatore. Triple eater. Secondo punto. Via biliare 1. Second point. Biliar streets. Terzo punto, protrusione zigomatica. Third point, protrusion zigom, zigomatic. Quarto punto, base del naso. Fourth point, nose base. Quinto punto, stomaco 5. Five point, stomach. Sesto punto, mento. Seven point, chin. Settimo punto, piccolo intestino, 19. 7 point, small intestine. Punto 8, trago. Point 8, trago. Punto 9. 9 points, stomach, mandibular angle. 9. 9. 10. Punto 10. 10. 10 point large intestine. Questa è la mappatura dei 10 punti di the first
technique. This is the point, the 10 point of the first technique. In questo caso e con questa tecnica, in this case and with this technique, noi abbiamo una biorigenerazione a livello di tutto il viso. We have a total regeneration of the skin. Perché abbiamo a livello dell'occhio, quindi del terzo medio superiore, del terzo medio e del terzo inferiore del volto. Quindi è una rigenerazione full face. In the high part of the face, in the middle and the lower part of the face. It's a total, it's full face treatment. Okay. Facciamo sdraiare nuovamente la paziente e iniziamo la parte iniettiva. Okay, and we can start with the injected part of the treatment. Questa è la confezione. This is the box of the Opera Rev. Inside the box there is one syringe of 1 ml, 20 milligram for milliliter. Okay. The needle is 30 gauge size. It's a sterilized box, obviously. The syringe is lower lock type and 30 gauge needle. Quindi togliamo il tappo che sigilla la siringa e mettiamo l'ago facendolo girare con accuratezza in maniera tale che non ci sia fuoriuscita di prodotto. Okay. The doctor assures the needle in the lower lock. And we can start with the treatment. Iniziamo la parte iniettiva. Di volta in volta toglierò i punti, perché comunque la matita deve essere rimossa per evitare durante l'inoculazione che ci possa essere un tatuaggio sulla pelle. We can start with the first and step by step the doctor erases the point. The first point is a TR23 tripoliter. I repeat TL located above the behind of the outer of the eyebrows, improved thyroid, swollen circle, eye for a local draining effects. E questo è stato il primo bolo di 1 ml per punto faremo. Quindi questa è stata la prima inoculazione. This is the first bolo, okay? Fastidio, Giulio. And the quantity, la quantità, dottoressa? 0.1 ml of products. This is the second. Questo è il secondo. Sì. This is the second point. About 1 centimeter sideways from the outer edge of the orbit. Improved crow's paw wrinkles. I repeat the quantity, 0.1 ml of products. 4 points. Terzo? Terzo. 3 points. Protrusio zygom, less than 2 centimeters from the outer part of the eye. Erase the point, and the last point is 4 points. Nose base. E è già visibile, se vogliamo focalizzare, una differenza tra il sopracciglio trattato e quello non. And you can see the part of the eye with the treatment at the other side of the face
without the treatment. Quarto punto. Fourth point. Nose base del naso. The inoculus point is identified by describing a line that joins the nostril to the trago and then a perpendicular line that starts from the pupil. The points of intersection of the line locates and the injection point. Erase 4 points and we can start with the 5 points. 5 points. Stomach, 5 points. About 1 centimeter said way of the corner of the mouth. Improve dry skin, thin lips, and facial edems. Essendo arrivata a 5 punti, quindi a metà del percorso, cambio il cotone e cambio l'ago. In the middle of the treatment, the doctor suggests change the needle and the goose. The doctor changed the needle and the goes. And we can start with the treatment. 6 points. La quantità è sempre la stessa per tutti i punti, vero? Sì. The quantity of products is the same for all points. E quando iniettate, posizionate la siringa in maniera che sia visibile il quantitativo che andate ad iniettare, in maniera tale da mantenere lo stesso quantitativo per ogni punto. When you inject the product, is very important to see the quantity of injection. 0.1 ml. I remind you. 0.1. Seven point. Small intestine. Open mouthed is located of depression between the center of the trago and the mandibular condyle. Improve sensitive and erythrean skin and sedging skin. Ottavo punto, trago. 8 points, trago. 2 centimeter, enter lower than the bottom of the trago. Nono punto. 9 points. Stomach mandibular angle. In front of the corner of the jaw in a depression on the front edge of the masseter muscle. In this case, improve the lips and the microcirculation of the cheek. And the last point, 10, large intestine. On the anterior edge of the
sternocleidomastoid muscle and the upper edge of thyroid cartilage. Improve fascial microcirculation. Questi sono i 10 punti della first technique con opera REV. This is the first technique with the 10 points with opera REV. Gli stessi 10 punti possono e devono essere assolutamente ripetuti nell'altra parte del volto per una terapia completa, ovviamente un full face. Adesso facciamo alzare la paziente seduta e vediamo che già qualche piccola cosa è già evidente. Obviously, in this case, in the demo live, in this treatment, we're doing only one part of the face. Abbiamo finito la fiala. The syringe is finished. E potete vedere che comunque già la guancia sembra più turgida. As you can see, the chin is most tonic and firming action. Giulia, un attimo verso di me. Il labbro più sorridente. The lip smiling. E anche la nasogeniena, quindi la ruga nasogeniena, leggermente attenuata. And the nasogenic folds is improved. Questo trattamento è un trattamento che il suo effetto si evidenzierà soprattutto nei giorni a seguire. E la sua massima efficacia la si vedrà dopo le tre sessioni, quindi dopo le tre sedute come da protocollo. Questa the protocol include three, four sessions, depends of the patients, obviously, sì. But the best results for this treatment do after 2-3 weeks. Come vedete, è un trattamento che non porta disagi alla paziente. As you can see, the treatment is very easy, no painful, no side effects. Non ci sono punti o comunque danger zone difficili da dover applicare il prodotto. There isn't the danger zone, it's very safe. È una reale bio rigenerazione. It's a real biostimulation. E comunque, come vedete, è una pratica dove la paziente torna tranquillamente alla sua attività, quindi ha un impatto sociale zero. And after the treatment, the patient is possible to come back in the work and the family in the house without problem. Questa è la first technique, quindi una totale rigenerazione della pelle con ottimi risultati che si può fare 365 giorni l'anno. It's possible to do this treatment in all season. There isn't the problem with the temperature or the season. It's very easy treatment. It's a very fast treatment. Quindi the first technique, quindi full face, injection, regeneration, total. Ok. Questa è la dimostrazione, la teoria e la pratica per quanto riguarda questa tecnica. Quindi se ci sono delle domande rispondiamo ben volentieri e vi invitiamo a provare quella che è la tecnica first. Ok. There is the question about the first technique. It's possible to text the message in the app Zoom for the question and we can try to answer. Veramente, prima volta. No question?
dire che è stata chiarita. Ok, everything is okay. Okay. Okay, no question. But in the next day, if you want, there is this registration, this recorded in the YouTube channel. Okay, and okay, it's finished. Thank you for attention, and I hope to see you in the next webinar. Thank you for the dottoressa Cerutti. Okay. Grazie a voi tutti. Thank you, everybody. And see you soon. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you.